10% in più di occupati grazie ai nuovi strumenti messi in campo dalla regione per combattere la disoccupazione, 60.000 beneficiari. 6 mesi di gestione dell'ASL unica sono serviti per capire le criticità, ora si agirà su spesa per i farmaci e distribuzione degli organici. Gli uomini della Polizia Locale Sassarese in azione per far rispettare la raccolta differenziata porta a porta scattano le prime sanzioni amministrative. TG di Canale 12, buonasera e bentrovati. In apertura partiamo dalla occupazione, l'avete sentito dagli strilli del nostro sommario, buone notizie che fanno ben sperare, 10% in più di occupati grazie alle misure messe in campo dalla regione, 60.000 beneficiari nell'isola. Sul piano garanzia la regione ha registrato la migliore performance a livello nazionale per prese in carico e assunzioni, con oltre 51.000 iscritti al programma. Sentiamo però tutti i dettagli nel servizio. Buone notizie sul fronte occupazione nell'isola, sono almeno il 10% in più gli occupati grazie ai nuovi strumenti messi in campo dalla Regione Sardegna per combattere la disoccupazione. Garanzia giovani, contratto di ricollocazione, Flexicurity. 22,4 milioni di euro investiti nei 3 programmi per circa 60.000 beneficiari nell'isola. Il dato, pari al 10%, emerge dal confronto con quanti si sono serviti dei normali canali di collocamento, ovvero i centri per l'impiego. Nel 2013, solo per gli ammortizzatori sociali in deroga, la Sardegna ha avuto 200 milioni dall'erario e non ha raggiunto gli stessi risultati, ha spiegato l'assessore al lavoro Virginia Mura. Ora, nonostante la diffidenza dei nostri interlocutori principali, sindacati e alcune imprese, in media il 50% dei giovani presi in carico ha avuto una possibilità occupazionale che perdura. Non tutto ha funzionato, però, a livello nazionale. Politiche attive e flexicurity sarebbero dovuti essere un tassello di una forte politica nazionale, invece a Reto Pigliaru ci siamo trovati soli e mi sarei aspettato molta più attività. Sul piano garanzia giovani, rivolta a chi tra i 25 e i 29 anni che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione, la Sardegna risulta essere la regione che ha la migliore performance in percentuale rispetto alle adesioni per prese in carico ed assunzioni. Nell'isola gli iscritti al programma sono stati 51.295, di cui il 51% ragazze. Nei centri per l'impiego sono stati avviati al lavoro 25.585 giovani e al 28 aprile scorso il 59%, pari a 15.044 persone, risultava ancora occupato. Di questi, 5.265 con contratti a tempo indeterminato. Quanto al contratto di ricollocazione, che si concluderà a dicembre 2017, sono stati firmati 1.241 contratti e 1.137 piani di reinserimento. Dopo 6 mesi dalla presa in carico, la probabilità di trovare un lavoro è pari al 15,5%. Con la Flexicurity, per il reinserimento di 4.821 lavoratori fuoriusciti dal bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, 3.082 hanno aderito. Il 43% sono stati avviati al lavoro, contro il 28% dei potenziali destinatari che non hanno aderito. Al 28 aprile scorso, 786 lavoratori risultavano ancora occupati, dei quali 298 a tempo indeterminato, il 60%. Sono invece 1.260 i lavoratori che hanno partecipato ad un tirocinio in azienda. Ed ora parliamo di sanità. Ieri un incontro in sala Angioia Sassari ha riunito i protagonisti del sistema, dall'assessore Arru ai manager Moirano e D'Urso. Discussione proposte per affrontare le numerose criticità della rivoluzione che ha accorpato in una sola istituzione ben 11 ASL. Ci racconta tutto Marco Sanna. Spese eccessive, personale in esubero in alcune mansioni, identità ancora da trovare per l'azienda unica formata da cliniche universitarie e ospedali. I primi 6 mesi di governo dell'ATS, la cosiddetta ASL unica, sono serviti a monitorare criticità e dislivelli fra le 1.000 componenti del sistema sanitario. Il manager Fulvio Moirano mette sotto accusa i metodi di gestione indipendente, spesso diversissimi l'uno dall'altro delle vecchie ASL. Ne ha discusso ieri nel quadro di un incontro promosso dal Partito di Sardi, in cui erano presenti l'assessore della Sanità Arru, il dirigente dell'AOU D'Urso e diversi componenti della Commissione Sanità in Consiglio regionale. Uno dei problemi più gravi è quello del personale che manca in vecchia, ma, hanno detto Moirano e D'Urso, si tratta soprattutto di un fatto organizzativo. Nei 3 turni, nei carichi di lavoro più intensi, ci sia poco personale. Molte volte questo personale viene trasferito fuori dai turni in attività ambulatoriali e forse in questo settore abbiamo troppo personale.
Un componente della Commissione regionale, Augusto Cherchi, del Partito di Sardi, ha esposto la criticità sotto un altro punto di vista. La ASL unica, ha detto, è più dispendiosa dell'assetto proposto dal partito. Nella nostra proposta, che avevamo presentato 2 anni prima che uscisse la proposta della Giunta, noi contemplavamo 3 aziende sanitarie regionali, quella del nord, quella del centro e quella del sud. Secondo noi poteva essere la soluzione migliore per impattare il meno possibile su una riorganizzazione del servizio sanitario che comunque riteniamo necessaria. L'assessore Arru ha difeso l'operato della Giunta evidenziando la disastrosa situazione ereditata. L'incontro, partecipatissimo nella Sala Gioi della provincia, è stato aperto dal segretario del PDS Francesco Sedda e concluso dal presidente Paolo Maninchedda. Oggi abbiamo avuto l'opportunità di avere i massimi esponenti, sia politici che tecnici della sanità sarda. Abbiamo voluto mettere come prima iniziativa di una serie di iniziative che stiamo organizzando per il lunedì del Partito dei Sardi. Ed ora le dimissioni dell'assessore dei lavori pubblici Paolo Maninchedda. Una lettera inviata al presidente Pigliaru contiene le motivazioni della scelta dettata da delusione e stanchezza. Nel nostro servizio l'intervista al presidente del Partito dei Sardi sui rapporti tra regione e Stato, sempre al centro delle battaglie identitarie dell'assessore dimissionario. Sentiamo. Paolo Maninchedda, fin dall'inizio della legislatura, assessore nella Giunta Pigliaru e presidente del Partito dei Sardi, ha dato le sue dimissioni dall'esecutivo. In una lettera al presidente della regione, nella quale si ribadisce la stima personale nel governatore, il titolare dei lavori pubblici spiega la decisione adducendo motivi personali. La fatica del lavoro in assessorato, la stanchezza, la nostalgia dell'insegnamento all'università. Ma i sentimenti che più emergono nella lettura della missiva sono la delusione e la solitudine. Delusione per non essere riuscito a trasmettere al governo sardo la necessità di competere ad armi pari con lo Stato italiano. Solitudine nell'aver portato avanti da solo battaglie che andavano in quel senso. Maninchedda ricorda le sue posizioni contro l'ANAS, burocrate di Stato tutt'altro che efficiente, che gestisce per la Sardegna 2 miliardi di euro. Nessuno si è chiesto, scrive l'assessore, perché gran parte dei lavori sulla Sassari Olbia siano stati affidati a imprese che versavano in condizioni disperate e come non sia accettabile che le stesse imprese che hanno fatto le offerte per vincere gli appalti le vendano ad altri a condizioni che rendono legittimi dubbi. Altri argomenti portati nelle motivazioni delle dimissioni hanno lo stesso atteggiamento nei confronti dello Stato, attraversato da una crisi straordinariamente dannosa per la Sardegna delle cui conseguenze non si è presa consapevolezza. Disordinato, violento, immobile e anacronistico nelle istituzioni. Questo dice Maninchedda dello Stato italiano. I sardi dunque devono imparare a fare da soli il più possibile, contando sulle proprie forze. Su questi punti, a margine di un incontro sulla sanità svoltosi a Sassari per iniziativa del Partito dei Sardi, abbiamo chiesto a Maninchedda di esprimersi. Se noi abbiamo ormai generazioni che hanno studiato nelle università europee, che sono poliglotte, che quindi sono proprietarie del sapere universale, lo vogliono declinare in Sardegna, abbiamo bisogno che le misure dell'abito vengano dettate da uno Stato confuso, violento, interdittivo, bloccato come l'Italia? Tra noi e la trasformazione della Sardegna, noi dobbiamo avere consapevolezza che c'è il sistema, l'ordinamento giuridico dell'Italia, che impedisce le trasformazioni, perché è fondato sul sospetto. Sulle dimissioni, invece, il presidente del Partito dei Sardi non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Incontro a Villa Devoto tra i vertici della regione, l'università e gli imprenditori con i manager dell'azienda super tecnologica cinese ZCT. Gli orientali visitano l'isola come potenziali investitori agevolati dalle istituzioni sarde. Sentiamo. Il presidente della regione Francesco Pigliaru e il vicepresidente Raffaele Paci hanno ricevuto a Villa Devoto i vertici di ZTE, grande multinazionale cinese, 5° produttore in Europa e 7° al mondo di smartphone, oltre che di prodotti di telecomunicazione. Per ZTE erano presenti il presidente Europa e Italia Hu Kun e altri importanti dirigenti dell'azienda. Con Pigliaru e Paci hanno preso parte all'incontro il rettore dell'Università di Cagliari, Maria Del Zompo, il delegato del rettore per l'ICT, Gianni Fenu, i presidenti di Confindustria a Sardegna, Alberto Scanu, e della Camera di Commercio di Cagliari, Maurizio De Pascale. La Sardegna, ha detto Pigliaru, si propone come laboratorio di ricerca e innovazione forte delle sue consolidate competenze nel settore ICT, che le hanno permesso di conquistare il primo posto in Italia per numero di start-up innovative e il secondo per attrazione di capitali privati con le joint venture. Siamo convinti che la Sardegna offra agli imprenditori nel campo dell'alta tecnologia tutte le condizioni favorevoli per investire, grandi competenze e forte propensione nei settori dell'alta tecnologia, ha commentato il rettore del Zompo. L'Ateneo di Cagliari accoglie con entusiasmo questa nuova opportunità di collaborazione
anche perché da sempre si caratterizza come un ateneo multidisciplinare, in grado dunque di offrire la propria esperienza sia nel settore di ricerca ICT, sia negli altri campi che dovessero interessare i nuovi partner. D'altra parte, l'Università di Cagliari ha già solidi e pregressi rapporti con le istituzioni cinesi. Ed ora la cronaca. A Sassari, due persone sono state denunciate per aver maltrattato e ingiuriato una minore che frequentava una scuola di danza. Il provvedimento è stato notificato dagli agenti della questura di Sassari in seguito alla denuncia della madre della ragazzina. Secondo le accuse, la bambina veniva rinchiusa al buio in un ripostiglio. Ci racconta tutto Sandra Sanna. Notificato a due persone che lavorano all'interno di una scuola di ballo un avviso di garanzia emesso dalla Procura della Repubblica di Sassari per maltrattamenti nei confronti di una giovane allieva. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia della madre della ragazza. Stando alla ricostruzione della vicenda, due donne, un'insegnante e un'addetta alle pulizie, sarebbero accusato di aver offeso la minore in più occasioni davanti ai suoi compagni, arrivando anche a strattonarla. Significativi, sempre stando alla denuncia, gli episodi in cui la bambina veniva costretta a sostare davanti all'ingresso dell'Accademia di Danza come punizione per le sue difficoltà di apprendimento. I maltrattamenti continuavano anche in quelle condizioni da parte dell'addetta alle pulizie, che la offendeva e redarguiva chiunque cercasse di consolare la piccola, contribuendo così alle malversazioni alle quali era sottoposta la ragazzina. Altre volte, per rendere la punizione ancora più esemplare, la bambina veniva addirittura rinchiusa nello spazio adibito a spogliatoio e lasciata all'interno a luce spenta per il tempo corrispondente all'ora di lezione. Le angherie sarebbero andate avanti per circa 2 anni, fino a quando la minore ha iniziato a manifestare il suo disagio e alla fine, dopo essersi confidata con un familiare, è emersa la triste storia. Ancora a Sassari, dove nasce un'associazione tra negozianti e cittadini per il rilancio del centro storico. Si parte da Corso Vittorio Emanuele, un tempo cuore pulsante di Sassari. L'obiettivo è mettere insieme cultura e commercio. Luca Fodai. Restituire al centro storico lo spirito di un tempo, a cominciare da Corso Vittorio Emanuele, per secoli cuore pulsante di Sassari. Alcuni commercianti, per adesso 14, a cui si sono aggiunti anche semplici cittadini, hanno così costituito un'associazione che punta a mettere in sinergia commercio e cultura. Si chiama Il Corso ed è presieduta da Miriam Cappitta, con Rinaldo Bagella promotore. Entrambi sono titolari di negozi storici, gestiti da diverse generazioni, punti di riferimento per il commercio in città. Questa mattina l'associazione è stata presentata a Palazzo Ducale. Alla conferenza stampa è intervenuto il sindaco Nicola Sanna, che ha ricordato che il centro storico è oggetto di interventi e di attenzione particolare da parte dell'amministrazione. Tra gli strumenti introdotti recentemente, per esempio, c'è la riduzione del 70% della TOSAP, la tassa di occupazione del suolo pubblico, per le attività commerciali che si trovano all'interno della ZTL e nel centro storico. Il nostro proposito è di promuovere una nuova visione del centro storico, apprezzarne la bellezza e sfatare i pregiudizi e commenti negativi che da tempo macchiano senza fondamento l'immagine del cuore della città. Vogliamo essere il contenitore dei valori tradizionali, ma anche del progresso civico e tecnologico, oltre che un volano per divulgare questi valori nel territorio. Il Corso vuole allora tornare ad essere il posto di una comunità vivibile fatta di persone, ha detto Miriam Cappitta, presidente dell'associazione. Tra le prime iniziative che hanno riscosso grande apprezzamento c'è stato l'inserimento delle botteghe storiche all'interno del percorso di monumenti aperti. Un viaggio nel tempo alla riscoperta di oggetti e della società di una volta. Insieme, insomma, cultura e commercio. Perché un bel prodotto non basta, occorre anche saperlo raccontare, ha aggiunto Rinaldo Bagella. Tra le collaborazioni già avviate c'è quella con l'associazione Crew per la gestione della pagina Facebook. Sono scattate le prime sanzioni della polizia locale sassarese per violazione delle prescrizioni sulla raccolta differenziata porta a porta. Le verifiche sono partite da Li Punti, dove sono stati individuati 23 nuclei familiari che non hanno ancora ritirato i mastelli per la raccolta domiciliare. Sentiamo. Scattano le prime sanzioni della Polizia Locale di Sassari in materia di violazione delle regole sulla raccolta differenziata. Secondo i dati elaborati dagli uffici del settore ambiente dell'amministrazione comunale, risulta particolarmente elevato il numero di coloro che non si sono ancora conformati alle prescrizioni. Le verifiche sono partite dalle utenze di Li Punti. Prendendo in esame i residenti in 4 vie, Albani, Anfossi, Virdi, Sarci, Diacono, per un totale di 103 nuclei familiari, 80 risultano in regola, mentre non hanno ritirato i mastelli necessari per la raccolta porta a porta in 23, di cui 14 sono evasori totali.
Sono così scattate le prime 23 sanzioni e sono stati segnalati i primi 14 evasori totali, che riceveranno nei prossimi giorni i verbali di contestazione. I controlli telematici incrociati tra i dati dei residenti, di coloro che hanno ritirato i mastelli e dei contribuenti tari, permettono infatti di accertare in tempo reale chi non è in regola. Prosegue inoltre senza sosta il lavoro degli operatori della polizia locale guidata dal comandante Gianni Serra. Si punta ad arginare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le strade del territorio comunale. Si stima che siano oltre 2.000 gli evasori nelle sole località periferiche in cui è partita la raccolta porta a porta di rifiuti domestici. E tra la pagina di cultura e spettacolo, 19ª edizione per Ababula. Il festival torna a Monte d'Accoddi con artisti di grande pregio, tra nomi noti come Stefano Bollani, Mannarino e Baustelli. In cartellone tre date ad agosto e in un'anteprima a luglio a Riola Sardo. Sentiamo. Torna la musica di Ababula e tornano le magiche atmosfere di Monte d'Accoddi. Per la 19ª edizione del festival organizzato alle ragazze terribili, presentato questa mattina a Palazzo Ducale da Barbara Vargiu con l'assessore alla cultura Raffaella Sau, si vuole ripetere l'esperienza del 2015, dove non solo la musica e i nomi presenti, ma anche il luogo, ha reso memorabile quell'edizione dell'atteso appuntamento annuale. Per l'edizione preventennale hanno tre giorni, il 3, il 4 e il 5 agosto, con un'anteprima il 15 luglio a Riola Sardo, al Parco del Suono e della Musica, con il trascinante sound del cantastorie Alessandro Mannarino, che torna per sollevare il sipario su Ababula con il suo Apriti Cielo Tour, che è esordito a Roma con un doppio sold out. Sarà Angela Colombino ad inaugurare le tre date di agosto, artista dalla lunga gavetta ora pronta ad esordire con un suo lavoro. Poi Cesare Basile, che porterà il dialetto siciliano in atmosfere buie e profonde sul palco di Monte d'Accoddi. Poi la poesia folk di Tete de Bois, insignita col premio Tenco. A chiudere la data del 3 agosto, gli ex Otago con il Malassi Summer Tour. Al tramonto del 4 agosto darà avvio alla seconda serata in cartellone Charme de Caroline con il nuovo CD. Si avvicenderà sul palco il poliedrico Daniele Sepe con la commistione di diverse sonorità e la sua napoletanità. Ma sarà un nome molto noto a regalare al pubblico il suo Napoli Trip, firmato Stefano Bollani. Sidra sarà la prima a salire sul palco nella serata conclusiva del 5. La cantante originaria di Biti esplora i temi dell'anima puntando sulla forza della lingua sarda. Si alterneranno poi i Mac and the Bee, finalisti all'Arezzo Wave. Ma è Maldestro uno dei nomi più attesi, riconoscimenti importanti all'ultimo festival di Sanremo con il premio della critica Mia Martini, che porterà sul palco la sua sensibilità ormai riconosciuta tra i cantautori italiani. La chiusura è affidata all'esibizione di un gruppo attesissimo che manca dall'isola dal 2008, i Baustelle, con il loro nuovo album anticipato dal singolo Amandalir. Ed ora a Porto Torres, che si prepara al rinnovo del culto dei martiri turritani. La festa manna si celebrerà nel weekend e vedrà la partecipazione di molti comuni della Sardegna con i caratteristici costumi, ma anche la presenza delle comunità provenienti dalla Toscana e dalla Corsica. Vediamo. 1700 anni di storia, fede e tradizione rivivono nella festa manna per i martiri turritani, che si ripeterà immutata dal 3 al 5 giugno. Il programma è stato presentato dalla sala conferenze del Palazzo del Marchese, dal sindaco Sean Wheeler, dall'assessore alla cultura Alessandra Vetrano, dal parroco della Basilica di San Gavino Don Mario Tanca e dal presidente dell'associazione Intragnas Nocco. La festa manna ha un significato profondamente religioso che celebra anche la tradizione. A sottolinearlo è stato il sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler, che ha continuato affermando che il prossimo weekend sarà l'occasione per rafforzare il senso di comunità, trascorrendo alcuni giorni con spensieratezza, ma sempre nel rispetto della nostra città. La tradizione deve tornare al centro dei festeggiamenti, ha aggiunto l'assessore Vetrano, e infatti l'amministrazione comunale ha scelto di sostenere l'evento Danze e Costumi della Sardegna, che coinvolgerà i gruppi folk provenienti da tutta l'isola, uniti dal culto per il martire Gavino. L'aspetto religioso è stato descritto dal parroco Don Tanca. La celebrazione dei martiri turritani è un culto molto antico che coinvolge non solo Porto Torres, ma anche le comunità della Corsica, della Campania e della Toscana. Nella notte tra sabato e domenica si ripeterà il pellegrinaggio notturno da Sassari e dai centri dell'Interland verso la Basilica di San Gavino. Il giorno dopo i simulacri lignei di Gavino, Proto e Gianuario lasceranno Balai Vicino, accompagnati in processione verso il monumento romanico. La mattina del 5 giugno l'ultimo atto con la celebrazione del pontificale presieduto dall'arcivescovo di Sassari, il rito dello scambio delle chiavi con i sindaci di Porto Torres e Sassari e la processione con la benedizione a mare. Ed ora ci fermiamo un istante per il break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva, restate con noi.
Torniamo in studio per la pagina sportiva, va alla Coral Alghero, gara 1 dei playoff di Serie D. I ragazzi di coach Granchi hanno sfruttato il fattore campo e domani si giocherà gara 2 a Sant'Antioco, il resoconto dei due allenatori a fine partita. Igor Ibichesu. È tempo di playoff, la gara 1 e semifinale della Serie D ha visto opposta la Coral Alghero che batte la Sulcispes di Sant'Antioco. A fine gara l'analisi dei due coach. Le interviste e la cronaca della gara che andrà in onda sul canale 112 sono curate da Andrea Arghittu e Mario Silanos. Il discorso oggi era di tenere 40 minuti con una squadra ben organizzata, ben attrezzata, con giocatori di categoria superiore. Quindi il rischio era anche che potessimo prendere anche un'imbarcata, ma fortunatamente non è stato così, ragazzi. Stati bravissimi a stare per 40 minuti concentrati e niente, sicuramente seguiremo lo stesso tema con qualche accorgimento, spero, mercoledì a gara 2 da noi. Niente, faccio i complimenti all'Alghero e anche ai miei ragazzi per aver fatto una partita comunque abbastanza solida dal punto di vista fisico. Loro sono stati molto bravi a mettere in campo fisicità, sempre nel modo corretto che contraddistingue questa signora squadra. Sì, abbiamo avuto fortunatamente abbiamo trovato dei canestri importanti da Emiliano, però devo dire anche che tante scelte difensive dei nostri giocatori ci hanno permesso, per quello che avevamo preparato, poi di mettere in difficoltà l'attacco appunto della Sulcispes. Mentre tutta la pressione oggi sinceramente l'avevamo noi, ora la pressione ce l'hanno loro, perché loro devono sicuramente portare a casa un risultato per poter mandare avanti la serie. Noi andiamo là con la massima tranquillità e serenità, impostando la partita sulle nostre caratteristiche, come hai detto giustamente tu, sul nostro talento, sulla nostra tecnica. Cercheremo di correre anche un po' di più di oggi, perché oggi loro sono stati bravi a farci correre poco, sinceramente. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi.tv. Inoltre, se siete in possesso di un decoder Sky, ci trovate al canale 5012. L'informazione torna domani mattina alle ore 7 come di consueto, non dimenticate la striscia informativa delle ore 14. Ora spazio alle notizie nazionali, curate dall'agenzia di stampa ADN Cronos. Rimanete insieme a noi anche dopo l'informazione, perché c'è da seguire la nuova puntata di Aspirin News, il TG satirico a cura di Aspirina. Il telegiornale torna invece domani come sempre alle 19.45. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.